L'Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo, la scuola superiore più antica di Pescara, prossima al compimento del centenario nel 2023, è un'eccellenza del territorio per lo studio dell'economia, il turismo e l'ambiente. Inserito in un contesto suggestivo, con ampi spazi verdi che permettono lo svolgimento di alcune attività didattiche anche all'aperto, l'Istituto Tito Acerbo si prende cura della formazione dei suoi studenti attraverso la didattica inclusiva e l'innovazione. Carlo Di Michele, preside dell'Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo di Pescara, davvero una bella scuola, ma ce la vuole presentare? Sì, Tito Acerbo è davvero una bella scuola. È una scuola che ha come principale caratteristica quella di saper coniugare il legame col passato, la nostra storia. La più antica scuola di Pescara, quindi ha segnato la vita di tantissime persone che poi sono diventate professionisti, che hanno trovato il loro spazio nel corso di 100 anni. Il prossimo anno festeggeremo 100 anni dell'Acerbo. Però è anche una scuola aperta all'innovazione. Tutti i nostri indirizzi si sono caratterizzati e si stanno caratterizzando sempre di più per un'apertura al nuovo. Nuovo vuol dire sia l'innovazione metodologica, l'innovazione didattica, ma anche una rivisitazione dei programmi, delle attività della scuola, tenendo conto delle esigenze dei ragazzi, ma anche delle esigenze del territorio. Un altro aspetto importante, direi, che noi puntiamo molto alla valorizzazione delle nostre caratteristiche. Usiamo sempre anche come slogan scuola dell'economia, dell'ambiente, del territorio. E sono tre parole importanti proprio per quelle che sono le esigenze oggi della nostra economia, della nostra società. La centralità dell'economia, la centralità del territorio, dell'ambiente. E infatti i nostri indirizzi, appunto, amministrazione, finanza e marketing, turismo, costruzione, ambiente e territorio, sono diversi fra di loro, ma per certi aspetti complementari, perché affrontano il rapporto con la realtà, con l'economia, col mondo, da punti di vista diversi. Amministrazione, finanza e marketing è un po' l'erede del vecchio ragioneria, ma è molto di più, perché appunto si occupa delle nuove prospettive di questa professione, quindi il marketing, l'amministrazione di aziende, di società. Il turismo credo che sia un bellissimo indirizzo, perché ha come prospettiva quella di formare degli operatori economici, turistici, capaci di valorizzare il nostro territorio e le ricchezze dell'Abruzzo e non solo. Costruzione, ambiente e territorio è l'erede del vecchio geometra. Oggi questa è una professione che si è trasformata e si sta trasformando. Non è soltanto, anche se è un settore importante, quello dell'edilizia, ma delle opere pubbliche, ma è anche la valorizzazione del territorio. Sappiamo quanto l'Italia abbia bisogno di un'attenzione al territorio, alla protezione, alla salvaguardia di tante aree, e quindi questo è anche un indirizzo che offre delle possibilità in questa prospettiva. Perché iscriversi a questa scuola? Ma direi per un semplice motivo, perché contrariamente a quello che si pensa, così gli istituti tecnici sono sentiti un po' come una scuola di un livello un pochino inferiore rispetto alle altre. Io non sono affatto d'accordo con questa visione, perché gli istituti tecnici, e il nostro in particolare, sono delle scuole che offrono una preparazione solida dal punto di vista della cultura generale, con degli approfondimenti su alcune discipline che sono di particolare importanza. Penso al diritto, all'economia, agli aspetti per il CAT del disegno, no? Che sono di grandissimo interesse per i ragazzi. Cioè, questa è una scuola che innanzitutto può interessare i ragazzi, nel senso che può andare incontro a delle aspettative, delle curiosità molto importanti. E ripeto, è una scuola che non ha nulla da invidiare alle altre. Tra l'altro, il vantaggio di un istituto tecnico che offre due possibilità immediate, quella della prosecuzione degli studi, e sono tanti i ragazzi che proseguono con l'università, con la formazione post-secondaria, ma offre anche la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in settori specifici e strategici. Ed ecco noi De Dominicis Marilia, referente progetti Erasmus e progetti europei. Ma nello specifico, questi progetti che cosa sono?
Noi nel marzo 2020 abbiamo ricevuto l'accreditamento 21-27 e il nostro progetto dal titolo Cittadinanza Attiva vuole promuovere tutte le idee, tutti diciamo gli aspetti più importanti della cittadinanza attiva, come il progetto inclusione, come l'inserimento di centri civici all'interno dei nostri progetti e soprattutto il bisogno, la necessità di accogliere questi ragazzi all'interno di questa struttura per farli partecipare attivamente attraverso attività ludiche, attraverso attività di innovazione e soprattutto evitare l'abbandono scolastico. Noi abbiamo realizzato ben 24 mobilità, tutte le mobilità previste per quest'anno e abbiamo viaggiato tantissimo, sono state mobilità sia di job shadowing dove abbiamo portato i nostri ragazzi insieme allo staff e anche attività di formazione all'estero, quindi a Tenerife e anche in Slovenia. In queste attività abbiamo cercato di carpire tutte le idee fondamentali più importanti che si potessero sviluppare all'interno del nostro centro civico. Le idee sono state tante e poi siamo riusciti anche a creare un networking a livello internazionale collaborando proprio con la creazione di questa rete. Il nostro progetto è molto seguito a livello mediatico, a livello di comunicazione dall'Erasmus, dall'Indire. Infatti è stato molto apprezzato questo progetto e negli anni futuri, perché saranno ben 6 anni ancora da svolgere queste attività, riusciremo sicuramente a portare tantissimi altri alunni e ad effettuare mobilità, come ad esempio a marzo è prevista la mobilità anche in Germania. Un aspetto importante è riservato all'inclusione. La scuola si adopera affinché le alunne e gli alunni possano sentirsi protagonisti della propria crescita personale e formativa, partecipando alle attività proposte, offrendo la possibilità di svolgere corsi pomeridiani ai progetti aggiuntivi e garantendo assistenza nello studio. Salvatore Rapino, referente per l'inclusione, qual è l'attenzione che questa scuola dedica a questa tematica importante, appunto l'inclusione? Sì, importantissima. Noi abbiamo osservato che ogni bisogno educativo speciale ha dietro una realtà molto complessa, che è meritevole di attenzione. E ci siamo da subito dotati di una, innanzitutto, struttura amministrativa che potesse gestire al meglio l'enorme mole di lavoro che c'è dietro ogni BES, dietro ognuno di questi bisogni educativi speciali. E poi prestiamo particolare attenzione a quelli che sono gli accorgimenti che i docenti applicano nelle classi e quindi per creare appunto una didattica su misura. E in più abbiamo una serie di progetti specifici che permettono l'interazione tra pari e quest'anno ne abbiamo 5 e quindi cerchiamo di curare l'inclusione sia dal punto di vista amministrativo che didattico che prettamente inclusivo, cioè tra i pari. Noi vogliamo che i ragazzi crescano nella cultura dell'inclusione, noi cerchiamo di portare avanti la cultura dell'inclusione. Ogni ragazzo deve, vogliamo che partecipi e realizzi l'inclusione ogni giorno, perché nessuno possa sentirsi escluso e perché nessuno possa rimanere indietro, ognuno si deve sentire parte di un gruppo. Michele Anagni è un insegnante di questo istituto, ma fino a meno di 6 mesi fa era uno studente. Ci racconta un po' la sua esperienza. Certo, sono Michele Anagni, un ragazzo di 19 anni, appena diplomato presso questo istituto nell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno. Sono stati 5 anni impegnativi, formativi, ma soprattutto appassionanti, nel quale abbiamo avuto a che fare con una matematica non soltanto teorica, ma soprattutto applicata. Durante il percorso di 5 anni ho ritenuto importante approfondire le conoscenze linguistiche che consiglio soprattutto ai giovani che sono ormai alla base di una società multietnica. Nel nostro settore si ha a che fare anche con la tecnologia, per questo è importante approfondire le conoscenze informatiche tramite la frequentazione di corsi e CDL offerte dall'istituto.
Attualmente sto lavorando come insegnante tecnico pratico e credo che a 19 anni sia una grande fortuna perché si ha la possibilità di condividere le proprie esperienze dei 5 anni con i giovani, ma soprattutto di osservare l'istruzione da un altro punto di vista che è quello dell'insegnante. È con noi l'ingegner Giovanni Colasanti, insegnante di laboratorio di progettazione e topografia. Perché la sua materia è così importante e nello specifico di che cosa si occupa? Nel laboratorio di progettazione e topografia impegniamo i nostri studenti ad applicare le conoscenze teoriche che prevede il loro piano di studi. Abbiamo in dotazione nei laboratori sia di progettazione sia di topografia software e strumenti professionalizzanti, quindi loro hanno modo di approcciarsi a quello che poi sarà il mondo del lavoro, ma non soltanto, anche quello che potrebbero trovare nei corsi universitari specifici del settore, come ad esempio architettura o ingegneria. Ecco. E gli strumenti o comunque i software che abbiamo a disposizione sono di libero accesso per ogni studente, hanno per una parte delle applicazioni anche la possibilità di usarle a casa, questo per quanto riguarda quindi il laboratorio di progettazione. E per quanto riguarda la topografia, il laboratorio è ottimamente dotato, abbiamo stazioni totali, ricevitori GPS, strumenti di ultima generazione, come ad esempio laser a scansione o anche APR, quindi droni, per cui hanno la possibilità di sperimentare quello che è diciamo il rilievo topografico e poi anche l'elaborazione utilizzando quelli che sono gli ultimi strumenti, ecco, che sono disponibili sul mercato. Per quanto riguarda le prospettive occupazionali sono molteplici perché il campo è piuttosto vasto. Chiaramente siamo nell'ambito del mondo delle costruzioni, quindi si tratta di avere tecnici formati per la manutenzione del territorio. Sappiamo quanto è importante la prevenzione del rischio idrogeologico, la prevenzione del rischio sismico, quindi occorrono tecnici specificatamente formati in questo settore e le possibilità sono appunto molteplici perché appunto c'è necessità. E anche diciamo, lo Stato sta provvedendo con risorse particolari al fine di come dire, manutenere e aggiornare quello che è il nostro patrimonio infrastrutturale. Chiaramente c'è poi anche l'esigenza del risparmio energetico in edilizia, loro hanno una disciplina in particolare che si occupa, che li forma diciamo, in questo senso, c'è l'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Loro chiaramente i ragazzi che si diplomeranno lavoreranno in un settore bello ma piuttosto delicato, il cantiere, nel cantiere si realizza qualcosa ma anche un luogo di lavoro pericoloso e loro saranno abilitati a essere coordinatori per la sicurezza nei cantieri, quindi un'altra opportunità lavorativa. E i concorsi pubblici per questo profilo specifico sono chiaramente un'opportunità. Recentemente l'Agenzia del Territorio, quindi il Catasto, ha bandito un concorso per 900 diplomati abilitati geometri. Sono normalmente banditi concorsi da parte di comuni, regioni. Il diploma CAT, ad esempio, viene giudicato attinente anche nei concorsi dei Vigili del Fuoco, quindi loro hanno diciamo un qualcosa, un plus anche in questo. Chiaramente poi la formazione è di tipo scientifico tecnologico piuttosto approfondita e permette loro di affrontare anche gli studi universitari con profitto. La topografia è una disciplina che studia metodi e strumenti per rappresentare e misurare il territorio. Un rilievo serve per esempio per aggiornare la mappa catastale, ma è sempre necessario per mettere in sicurezza un'opera o per costruirla. Ad esempio, se c'è un territorio a rischio frana, bisogna effettuare un rilievo topografico in modo tale da progettare opere e metterle in sicurezza, oppure per fare un monitoraggio delle infrastrutture presenti. Cinzia Deninis, referente PCTO, in che modo la scuola provvede alla formazione dei ragazzi per il futuro? Buongiorno, ci troviamo quindi nell'ufficio placement dell'Acerbo. Da 10 anni abbiamo questo ufficio attivo che è presente in ogni università italiana ma in pochissime scuole superiori.
perché vogliamo proprio seguire la formazione dei ragazzi sia con le competenze professionali, quindi quelle curriculari, ma soprattutto con le competenze trasversali, quindi le skills, life skills, soft skills, digital skills, quelle che sono più richieste nel mondo del lavoro di oggi. L'ufficio placement è aperto sia per i ragazzi, per le ragazze, ma anche per i genitori, sia in ingresso, quindi anche per i genitori della terza media, che in uscita, quindi per i genitori del quinto superiore. La cosa importante è che ogni studentessa e ogni studente dell'Acerbo costruisca la propria carriera professionale. Non c'è una professione o un lavoro giusto per tutti. Bisogna cercare il lavoro giusto per la propria personalità. E quindi la nostra formazione di base già agevola, perché siamo specialisti in economia, in diritto, in ambiente, in turismo, che sono comunque i nuovi filoni professionali del futuro, quelli nei quali sicuramente le aziende andranno a pescare le nuove professionalità, le nuove generazioni. Quindi a questa formazione di base molto solida uniamo anche questo aspetto delle competenze trasversali che ci premiano nel contatto con gli stakeholders. I nostri stakeholders sono la Formatemp, agenzia formativa, la Confindustria, tutte le aziende del territorio per i diversi settori di produzione e di specializzazione. Quindi vi aspettiamo nell'ufficio placement. Grazie.